è arrivato il tempo, ora tocca a te. È arrivato il tempo, ora tocca a te. Vieni giù, scendi sulla strada, testa alta comunque vada. Ti regalo la gloria vera, una storia nuova, e comunque tu ti muova, la storia para. Valerio Latorre e Massimiliano Marsili presentano Pianeta Lazio 1900, viaggio tra la storia, le sezioni e la gente del mondo biancoceleste. Buon pomeriggio, splendida gente laziale, eccoci qui alla nuova puntata di Pianeta Lazio 1900. Non, che c'è? Dimmi, non mi farsi i gesti, che non ho capito. No, perché oggi che ho fatto che sono tornato io l'ultima volta, da solo, e niente, quindi... No, tutto a posto, eh? Ah, vabbè, no, scusate, ma sono delle quisquilie tecniche tra me e Valerio che insomma mi faceva gesti strani, non capivo, quindi vabbè, andiamo avanti, iniziamo la trasmissione, quindi ritorniamo di nuovo, buon pomeriggio da Pianeta Lazio 1900 Nair, Massimiliano Marsili, Valerio Latorre, sulle frequenze web radio di radiosodalizio.it, vi ricordo che potete seguirci e interagire con noi tramite il gruppo di Radio Sodalizio oppure sul nostro gruppo Facebook Pianeta Lazio 1900. E tra l'altro Valerio, da oggi, per chi volesse, può mandare SMS al 342 10 47 425, ripeto 342 10 47 425, per inviarci messaggi. E comunque ripeto, per chi volesse interagire, il gruppo Pianeta Lazio 1900 su Facebook. Per ascoltare ovviamente la trasmissione ricordiamo quindi la frequenza web, che è www.radiosodalizio.it, e molto importante l'applicazione scaricabile tramite anche dal sito townain.com, esatto. L'applicazione per iPhone, iPad, Android, ormai lo hanno tutti, quindi... Sì, quindi insomma, ecco, cercate la nostra radio sull'applicazione e poi la potete ascoltare direttamente anche in così, anche diciamo per strada, vai, senza per forza necessitare del collegamento telefonico. Bene, esatto. Detto queste prime cose, insomma, mi sembra opportuno salutare un po' tutti coloro che partecipano con noi, sì, a questa... Salutiamo subito Francesco Mazzi e Monica, che ovviamente ci stanno seguendo. Sì, sì, anche perché vabbè, Monica poi un ringraziamento particolare, perché ormai sta diventando un po' l'anima del gruppo. Francesco ci segue assiduamente. E poi tra l'altro dopo io voglio fare anche un ringraziamento, e poi dopo entriamo nel vivo della nostra trasmissione, a Diego il Bianco Blu, uno dei nostri membri, che ha avuto un'idea, ha dato vita a un'iniziativa molto molto bella. Soprattutto dopo i fatti che ci hanno visti protagonisti
in negativo solo dal punto di vista mediatico, chiaramente, riguardo a quello che è successo nel pre-gara di Lazio-Tottenham, ma il giorno prima, Sì, poi un sappiamo certo tutto quanto, insomma. Poi ne entriamo un attimo nel vivo perché noi parliamo di polisportiva, parliamo di tutte le altre sezioni, Esatto. però in questo caso è stato minato proprio l'onore e la dignità del tifoso laziale e della Lazio proprio generale. Quindi io credo che anche nella nostra trasmissione sarà necessario fare una piccola parentesi su un qualcosa che riguarda proprio la Lazio in se stessa, proprio come principi di base. Quindi, e torniamo proprio di corsa anche al nostro Bigiarelli, quindi al nostro fondatore, e tutti quelli che hanno dato la loro vita e hanno immolato la propria vita a questi colori. E, bene, detto questo, prima di entrare diciamo, diatriba, diciamo, insomma, prima di entrare a vedere quello che è successo in merito a questa iniziativa, volevamo dare prima qualche risultato subito, Valerio, No, guarda, io volevi. penso che iniziamo con calcio e poi come sempre andiamo nel vivo della trasmissione, quindi iniziamo con il calcio e quindi con quello che è successo Bene, quindi appunto allora, chiaramente vabbè, per il calcio penso, insomma, lo sappiamo un po' il tutti, no? calcio Quindi intendo di quello che si è parlato sì, appunto no, io questi diciamo, vabbè, giorni. come risultati dicevo, dico, sono abbastanza scontati Certo, no, perché come no. comunque il calcio maschile abbiamo visto che, insomma, ha pareggiato con il Tottenham in maniera avendo la possibilità di vincere ampiamente, comunque divorandosi mille occasioni con Kozak, comunque insomma alla fine è un pareggio che qualifica automaticamente la Lazio ai sedicesimi di Europa È League. una grande vittoria ieri Poi ieri sera una grandissima vittoria perché ieri ho contro. visto una grande Lazio determinata, forte, anche se devo dire che l'Udinese comunque si sta dimostrando ben poca cosa quest'anno, insomma, Beh, o perlomeno alcuni sicuramente. elementi non stanno rendendo per quello che si aspettava, ma del resto questa è la filosofia dell'Udinese da molti anni, Diciamo insomma. che con questa, appunto, con questa politica l'Udinese ogni tanto può incorrere in qualche stagione negativa, non è la prima volta, insomma, che l'Udinese incorre in stagioni non propriamente buone, ecco. Ah, è una filosofia un po', Forse insomma, che devi fare da famiglia Pozzo. quest'anno è anche peggio la cosa, perché la rosa attuale dell'Udinese non è sicuramente come quella degli anni passati. Sì, no, ma Quindi sicuramente non questo. è all'altezza, cioè comunque si sta dimostrando. Ma per il resto, sai, loro vivono un pochettino, un po' diciamo, di quella individualità che scoprono ogni anno e quindi poi su quello vanno C'è pure avanti. da dire, insomma, che un abile a questo punto possiamo dire che il merito forse molto è di Leonardi degli anni passati. E Sì, ma sicuramente sì. si sta vedendo adesso il Parma che sta andando alla grande. Io penso che uno come Leonardi meriterebbe forse molta più attenzione, Sì, no. soprattutto sapendo che è un grandissimo laziale, chissà se. No, io lo so dove andare a parare. No, chiuso lì, ho già No, no, capito. No, parlavo no, 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 per sì, averlo, io già perché comunque ho già capito, a quindi. livello di come si dice, di Sì, portare i giocatori, di cioè capacità, lui certo. statisticamente sa molto e si vede, Beh, è una insomma, persona molto preparata, ma insomma, dove non va bene, cioè quelle ti ripeto, volte un che ho avuto modo Parma. di incrociarlo, insomma, è sempre dato l'impressione di una persona molto molto preparata e capace veramente. Quindi comunque, al di là diciamo, anche del piccolo demerito dell'Udinese, comunque ieri, penso che, non dico per quale chiunque, ma ieri la Lazio ha giocato veramente molto bene Sì, e sì, devo sì. dire, che anche Cavanda mi ha sorpreso in positivo perché io non sono un amante di questo giovane centrocampista laziale, difensore, scusami, e ieri però devo dire che comunque insomma il suo l'ha fatto e ecco, anche qualcosina di più. Certo, da quella parte è stato un po' avvantaggiato perché non ha avuto grossi problemi, Certo. però si è proposto, si lanciava, insomma ieri l'ho visto più positivo del solito, quindi io sono contento, insomma, quindi. Un saluto vorrei farlo anche a Carmela, però a questo punto dico una cosa, Ciao Carmela. no, magari anche verso di me Vabbè, qualche perché io Carmela la messaggio. conosco da diverso tempo, magari. No, no, Carmela, vabbè, fai un io saluto anche a Valerio, ringrazio. perché sennò poi mi ci rimane male. Fammi la No, no, cortesia, va. Ciao. ringraziamo.
Francesco, Monica e Carmela, però se tranne se si potesse dire anche dai Valerio. Per favore, mi salutate pure Valerio, chi ci segue per cortesia, magari ci saluto anche Valerio, perché almeno se no non va avanti la trasmissione, ve lo dico subito, quindi Valerio ci no, tiene a queste cose. Io vorrei cercare di evitare quella cosa che volevi parlare all'inizio, così almeno. No, vabbè, guarda. Scherzo, scherzo. No, parliamo subito, comunque quindi. Guarda, tra l'altro ricordiamo anche che la primavera è ora in campo. Ecco. Essere a meno che non c'è stato un bifiaggio anche a Napoli, ma non penso, insomma. Sì, dovrebbe essere per la Coppa Italia, giusto? Andata degli ottavi di finale di salutiamo questo ecco, e tra l'altro vediamo anche ecco, adesso c'è anche Diego che ci saluta, e proprio visto che c'è Diego diciamo, che ci sta seguendo, noi facciamo questa piccola parentesi. Ricordiamo tutti che cioè quello che è successo a Campo dei Fiori, cioè senza stiamo a ricordarlo, dico, lo sappiamo tutti. Sappiamo tutto quello che il fango è vergognoso, ancora il fatto che ancora la gente continua a parlare di laziali. Sì, dai, sì, no, laziali. Guarda, io tra l'altro devo dire che poi vedere tra l'altro sulla pagina del Televito del Rai, che è nazionale, sulla pagina della Lazio, le notizie in merito al tifoso del Tottenham operato, veramente io lo ritrovo scandaloso e vergognoso, ma proprio è stato proprio e poi nel momento in cui si è visto che chi man mano veniva identificato non aveva per il momento connotati biancocelesti, e il nome della Lazio è stato tirato in ballo soltanto perché c'era la presunzione della partita del giorno dopo. Quello è il problema, quindi non c'erano cose, perché lo stesso gestore del locale ha dato parlava di situazioni che lui non sapeva dire, dice io ho detto delle laziali soltanto perché pensavamo che dato che c'era la partita del giorno dopo, no? Certo. Quindi non c'era niente che potesse dimostrare questo. I fatti di Campo dei Fiori. Esatto, i fatti di Campo dei Fiori. Poi c'è stato quell'episodio allo stadio durante Lazio Tottenham, un coro di 20 secondi. 20 secondi che ha scatenato le ire del mondo intero, sempre a indicare. Mettendo nel calderone anche altre situazioni molto gravi, molto gravi, ed è stato scandaloso come l'hanno fatto in passato tantissimi altri, ma neanche tifoserie, tantissime altre persone nel mondo hanno comunque fatto. Perché qua non è di stare in situazioni politiche o da una parte o dall'altra, qua è semplicemente fare solidarietà verso delle persone che muoiono, giusto? Come sì, ma comunque poi ripeto, mettere il calderone anche Palestina, Israele. Qui si stava parlando di una partita di calcio e che tutto quello che è il resto, a parte le iniziative di solidarietà, ok, che sono ben accette e fanno parte dello sport. Tutto il resto deve rimanere fuori, quindi poi c'è chi in malafede, come è stato questa volta, perché poi guarda caso, quando poi vengono assume certi connotati la vicenda tipo dei Campo dei Fiori, guarda un po' che i mass media non ne parlano più, o comunque non ha più quella rilevanza, allora qui ti fa dimostrare che comunque la Lazio e i laziali sono scomodi. Allora, a questo punto io devo dire che ci sono stati diversi attacchi, e noi il nostro gruppo è stato, mi sono onorato e sono felicissimo di aver dato una mano e collaborato proprio a Diego che si chiama Diego il Bianco Blu, che è un membro anche del nostro gruppo Facebook Meta Lazio 1900, che ha avuto l'iniziativa personalmente dopo aver di scrivere una mail proprio scrivendo proprio cose basilari per informare che il laziale non è razzista, il laziale non ho, è al di fuori di certi discorsi. Lui ha mandato questa iniziativa, l'ha mandata anche alla società, l'ha mandato a diverse radio locali, a diversi organi di stampa, non ha avuto riscontri, e questo è veramente anche abbastanza triste, perché comunque insomma avrebbe dovuto darci la possibilità non siamo noi che dobbiamo sempre difenderci da soli. Allora, riepiloghiamo. Sì, no, l'avevo visto quello, perché poi questo ci è arrivato oggi. Okay. Perché dopo che Diego, con il supporto di tutti noi firmatari, che eravamo circa un 200 tifosi, perché un calcolo a un tantam è fatto soltanto tramite Facebook, e abbiamo redatto una mail che io magari ho collaborato con lui anche nella traduzione per mandarla anche in ambito internazionale, perché questa mail è stata mandata alla comunità ebraica, al congresso ebraico, alla Tottenham e adesso non ricordo neanche anche un'altra, c'era anche un altro indirizzo, la UEFA, penso. Sì, scusami, alla UEFA, però all'UEFA non c'è un indirizzo vero da poter mandare, quindi alla fine all'UEFA poco è arrivato il riscontro, ma diciamo anche che la UEFA poi non è che ha
parlato. La UEFA è stata messa in mezzo per Sì, perché eventuali faceva comodo. esclusioni, ma la UEFA non ha detto nulla e se non ha detto nulla fino adesso, come mi sembra successo anche tempo fa, che l'operatore insomma della UEFA disse non ho sentito nulla, non c'è stato nulla di niente, quindi. Sì, guarda, comunque, ecco, io ad esempio, ecco, qui ho stampato, poi adesso non mi dilungo a leggere tutti i testi perché chiaramente, Claro. non è, comunque, ecco, il succo, cioè, vi inviamo questa mail a nome della tifoseria laziale sana per dirvi che prendiamo le distanze dal bruttissimo coro rivolto ai tifosi del Tottenham. Questo chiaramente poi, vabbè, questa è la prefazione di questa mail, che sono una decina di righe, ma molto molto sentite, e che ribadisce che la maggioranza dei tifosi biancocelesti è assolutamente avulso da certi tipi di discorsi e da certi tipi di, diciamo, di forme di razzismo, da tutte le forme di razzismo, tutte. Non vogliamo scendere nei particolari perché non ci compete parlare e non ci, anche ci interessa Sì, parlare di ripeto discorsi politica che o quantomeno. Comunque, a breve giro, visto che noi tifosi siamo mossi, grazie anche a Diego, abbiamo avuto quasi immediatamente una risposta di Riccardo Pacifici, che è il rappresentante della comunità ebraica, il quale ci dice, tra l'altro: la vostra mail apre il cuore alla speranza e ribadisce un concetto che stiamo provando a evidenziare in questi giorni difficili, che non dobbiamo confondere la stragrande maggioranza dei tifosi che allo stadio ci vanno solo per tifare la propria squadra e, come giusto che sia, per sfottere la tifoseria avversaria. Pure qui abbiamo altri, diciamo, altre righe. Comunque, sempre in questo tema ci risponde anche il congresso internazionale ebraico. Eugenio Calò, l'assessore allo sport dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, anche lui ha risposto, sollecitato anche da Pacifici, diciamo, auspicando magari uno striscione comune da esporre nell'occasione magari della prossima partita. Adesso, insomma, sono delle iniziative che si vaglieranno. Tra l'altro, anche il Tottenham ha risposto in maniera ufficiale, ringraziando per le mail che noi abbiamo inviato, diciamo che sono stati apprezzati molto i commenti, diciamo, il Tottenham adesso prenderà a cuore questo che noi abbiamo scritto, quindi, e sanno benissimo che la tifoseria della Lazio comunque è sana. Tutto questo finalmente ha suscitato un po' di interesse anche nei media, soprattutto in questo caso romani. E Fabio Perugia, noto giornalista del Tempo, praticamente proprio oggi, dopo aver contattato Diego, è uscito con il numero odierno sia cartaceo che sul web di un. Diciamo, ha messo un po' in carta, a livello pubblico, questa che è stata la nostra iniziativa. E io, tra l'altro, io questa la leggo. Gentili tifosi laziali, sono venuto a conoscenza del testo della vostra lettera indirizzato al presidente della comunità ebraica di Roma, in cui vi dissociate dai fatti razzisti della Curva Nord. Sono un giornalista del quotidiano Il Tempo e vorrei utilizzare la vostra lodevole iniziativa che mira a stemperare il clima di tensione e darne conto in un breve articolo sul Tempo. Le vostre firme per riservatezza non compariranno, utilizzerò solo la parte del contenuto della lettera spiegando che siete un gruppo non organizzato di tifosi che vuole far sentire la propria voce. Spero con questo di farvi cosa gradita al fine di spianare la strada per un'eventuale iniziativa un'iniziativa congiunta tra laziali e comunità ebraica di Roma, come da risposta di Riccardo Pacifici. Un caro saluto, Fabio Perugia. Io penso che questo sia un po' il tutto, perché poi, al di là di come ognuno la pensa, Io lo penso che stadio questo è sia utile avulso. più che altro per stemperare i toni. Diciamo che si è montato un caso eccessivo per una questione. E io faccio un piccolo appunto, poi ci fermiamo qui perché penso che parlare di sport sia molto più interessante e più bello. Se si indigna per un coro del genere, allora non bisogna più cantare niente utilizzando altri nomi di popoli, diciamo così. Sì, però comunque, ripeto. Diciamo, anzi, diciamolo perché poi alla fine non mi sembra che si indigna, anzi, i laziali pure lo fanno e ci scherzano molto su Napoli, no? Sì, no, Quindi, diciamo, ripeto. vabbè, si sa che poi certe cose vengono un po' utilizzate proprio a piacere. Comunque, Questo è certe quello. cose, diciamo, lo stadio deve essere un tempio dello sport. E come questo, e le cose però vanno viste nell'ottica dello sport, quindi non si può comunque attaccare una tifoseria o una società soltanto per i propri comiti o comunque quello che volevo sottolineare io è che, grazie all'iniziativa di Diego, ancora una volta comunque a difendere la Lazio siamo noi tifosi, perché se ci aspettiamo supporto dai media o da chi per loro o anche dalla società stessa,
Alla fine. La società, diciamo che si è mossa anche abbastanza Vabbè, diversamente dal passato. Sì, no, devo dire, devo Addirittura ha riconoscerlo. parlato di cori non venuti da gruppi organizzati, quindi si è mossa No, ma abbastanza bene. sicuramente, sicuramente. Noi abbiamo, ognuno, diciamo, adesso vedremo come vanno avanti le cose, no? Le indagini continuano. Comunque, l'importante è che, ecco, queste sono piccole iniziative che comunque fanno vedere che comunque la tifoseria laziale è sana, a prescindere da come ognuno la pensi, giusto o sbagliato che sia. Noi non entriamo, non vogliamo Ma è entrare. sano pure, insomma, pure chi canta quel coro alla fine, non è che stiamo parlando di gente veramente che No, penso che vada in sicuramente, giro che sicuramente sia comunque droghe. era fuori luogo. Sicuramente Sicuramente. era fuori luogo. No, più che altro era fuori luogo per quello che era Esatto, successo esatto. lì prima della Comunque, partita. ragazzi, Solo allo quello. stadio si tifa e si sostiene la Lazio. Punto. Con questo chiudiamo un Chiudiamola. po' questo argomento. Ringraziamo ancora Diego. Tra l'altro, ci dice, Francesco ci dice, come dice Vasco, vado al massimo. Quindi va bene, quindi niente, a te non ti salutano proprio. No, ma Vabbè. questo me lo ricorderò poi Bene, in allora, futuro. chiudiamo questo argomento. Passiamo, adesso entriamo nel vivo della polisportiva. Ci prepariamo a parlare di basket. Quindi, noi adesso facciamo una breve pausa. Torniamo subito perché poi rientro. Parlando di basket, avremo un importante collegamento proprio sui 80 anni di basket festeggiati lunedì scorso a Viale Tiziano al Palazzo delle Federazioni. A dopo. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read?
Bene, eccoci di nuovo in studio, in diretta con voi, Pianeta Lazio 1900 on air, su www.radiosodalizio.it, Massimiliano Marsili e Valerio La Torre. Bene, bentornati, ci scusiamo per il prolungarsi della pausa, ma stavamo cercando di realizzare un collegamento, ci siamo riusciti, quindi avevamo detto che al rientro avremmo parlato, quindi finalmente, di, diciamo, di cose più pertinenti lo sport e in particolar modo la nostra polisportiva. Parliamo di una disciplina che a me particolarmente sta molto a cuore, il basket, che dove la Lazio lunedì ha festeggiato gli 80 anni di vita, e quindi chi meglio può parlarci di questo evento, di quello che era Lazio Basket, se non Giacomo Esposito, team manager della SS Lazio Basket, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Giacomo. Buon pomeriggio ragazzi. Bene, con me c'è anche Valerio La Torre, salutamelo perché sennò poi mi si offende. Assolutamente, ciao Valerio. Ciao Giacomo. Nella serata di lunedì è stato un immenso piacere vederti, mi piace Max che sono saluto venire perché in realtà è stata veramente veramente una bella serata. Sì, sì, me l'ha detto Valerio, tra l'altro a me mi è dispiaciuto tantissimo, ma ho avuto un imprevisto all'ultimo che mi ha impedito di liberarmi, perché sennò altrimenti lo sai, poi insomma il basket io ce l'ho particolarmente nel cuore, quindi tutto. No, sappiamo i tuoi trascorsi cestistici, quindi questo ci inorgoglisce particolarmente ed è poi un piacere parlare con voi, amanti chiaramente dello sport in generale, ma soprattutto della pallacanestro. Bene, allora Giacomo, cominciamo subito quindi con quello che è stato l'evento di lunedì, questi 80 anni di basket nella Lazio. Guarda, devo iniziare in realtà da un paio di giorni prima, in cui ho avuto l'occasione di parlare con Livia Steo, che è la figlia del grande Giancarlo, insomma, che tu conoscerai. E come no? Bene, grande allenatore romano, soprattutto un allenatore storico insieme a Nello Paratore del Lazio Pallacanestro in realtà. E ci ha raccontato degli aneddoti veramente splendidi sugli ultimi giorni di vita del papà, raccontandoci insomma della sua voglia di seguire la squadra che trasferta a Reggio Calabria nonostante le sue condizioni di salute fossero abbastanza gravi. E devo dire, è stato un racconto commovente che mi ha personalmente toccato, insomma, e avevo voglia insomma di condividerlo anche con voi e a noi ci fa molto piacere, perché sono fatti di vita che sono molto toccanti, e
chi ha vissuto quell'ambiente, diciamo, questo tipo di persone non può che far piacere, insomma. Ma sai, poi tornando all'evento in sé per sé, è venuta tantissima gente, probabilmente più di quanta ci aspettassimo. Il nostro ufficio stampa ha veramente svolto un lavoro egregio nell'organizzazione di tutto e anche nella selezione poi degli ospiti che sono venuti, al di là del presidente del CONI Petrucci, che a detta di tutti sarà il nuovo presidente poi della Federazione Italiana Pallacanestro, al presidente chiaramente Simone Santi, al vicepresidente federale Gaetano Laguardia. Al nostro Antonio Buccioli, insomma, presenza assai gradita ai nostri eventi e devo dire sempre presente sempre con aneddoti nuovi e sempre con quella passione che poi lo contraddistingue. E via via con tutti gli altri, Eraldo Bocci, il presidente della nuova Lazio Pallacanestro di Ano, l'onorevole Pelonti della Lazio in Campidoglio, e abbiamo invitato tra l'altro con l'ultimo relatore il direttore della Caritas Italia, con il quale stiamo portando avanti un progetto di integrazione sociale nell'ambito del nostro progetto Colos sul territorio di Palestrina, Zagarolo, Cave, diciamo, di quella parte lì dei Castelli Romani. Quindi abbiamo molta carne al fuoco e tante attività da svolgere. Sì, ma infatti diciamo che non è certo l'immobilità quello che caratterizza, insomma, questa gestione del basket, quindi noi vediamo anche che al di là diciamo, proprio, ecco, della festa in sé, è proprio stata una riunione di famiglia più che una festa, diciamo così, formale di un festeggiamento di un compleanno, no? Diciamo, di un anniversario. Quindi, beh, il bello penso che sia proprio quello, insomma, perché poi la Lazio Basket si sposa molto col sociale, quindi è una disciplina molto molto sentita, e questa festa credo che abbia un po' fatto piacere a tutti i laziali, ma anche a tutti gli sportivi proprio. Ma guarda, devo dirti che il pubblico è stato assai variegato, anche semplici appassionati che sono venuti a darci la testimonianza del loro apprezzamento per quello che comunque si stava svolgendo all'interno della Via del Berconi. Insomma, è una cosa che ci ha riempito il cuore di orgoglio, devo dire la verità, Massimiliano. Al di là di tutti i colori, è stata una festa dello sport. Sì, questo senz'altro. Poi dall'altro, Valerio, tu che eri presente, che come Pianeta Lazio 1900, insomma, ci hai rappresentato alla festa, quindi tu puoi dirci senz'altro anche le tue emozioni. Non mi guardare così, ci stavi te, mica io. No, sto Ah, che so, mi sembravi aspettando che assorto. fini il discorso, Ah, infatti. no, dicevo di quindi, cioè, che tu da tifoso, da appassionato, che emozioni hai provato lunedì? Sì, allora, infatti, come diceva Giacomo, io sono stato lì come semplice tifoso alla fine, perché questo sono. E nonostante molte persone io comunque non le conosca, non è che sinceramente lo dico tranquillamente, molte persone che sono state premiate, comunque io non è che le conoscevo, però comunque ho visto gente di una certa età veramente avanzata ancora avere questa passione, mi ha veramente fatto molto piacere. Quindi, come diceva Giacomo, che si stava muovendo, insomma, con i vari discorsi che si stavano facendo, è lo stesso mio pensiero. Anche mi unisco alle parole, ovviamente, verso Buccioni, che è sempre presente, e verso Petrucci, che comunque ha dimostrato, oltre ad essere una carica istituzionale di un certo valore, ha dimostrato comunque passione per i colori biancocelesti, come insomma ha sempre detto. E quindi veramente è stata una Beh, Presidente bellissima. Buccioni penso che si commenta da Sì, solo, ma perché Buccioni insomma. a prescindere. E poi tutto il resto, il video splendido con tante foto che riguardano sia il campo ovviamente di gioco della Lazio e attuale, sia comunque le varie iniziative che sono svolte in Africa col progetto Colors. Quindi veramente è stato molto, tutto molto bello e mi ha fatto piacere essere presente, quindi complimenti a tutti voi della Lazio Basket. Grazie Valerio, questi sono complimenti molto apprezzati perché sappiamo quanto tu poi tenga alle nostre iniziative e a quanto affetto ci trasmetti ogni volta, insomma, che si parla della nostra disciplina.
obiettivi sono quelli di ridare un futuro migliore a più persone possibili, diciamo, in giovane età. Ecco. Bene, Giacomo, tralasciando quindi questa bella festa di lunedì, che poi tanto senz'altro ne torneremo a parlare, veniamo un attimo a noi, quindi diciamo al sodo, no? Quindi proprio a quello che è il risultato sportivo, messa così da parte la stagione scorsa. Quest'anno siamo ripartiti con una collaborazione con la Petriana che sta dando i suoi frutti, perché vedo che la Lazio sta seguendo una marcia pressoché trionfale. C'è questo Marco Ferrarese che sta andando a mille, insomma, ed è in testa al proprio girone, proprio alle spalle del Cassino, ma con una partita in meno, con una partita in meno, chiaramente, sì perché c'è una partita da recuperare. E comunque, insomma, questa Lazio quest'anno, anche se è in Serie D regionale, comunque insomma sta diventando una bella macchina da guerra, e adesso, se non sbaglio, poi l'8 ci sarà lo scontro diretto col Cassino. Sì, esattamente. Bene, quindi insomma, senz'altro noi lo mettiamo nel nostro carnet di appuntamenti, quindi se gli imprevisti non ci danno noia, senz'altro insomma presenzieremo anche noi a questa bella sfida, perché poi insomma finalmente rivedere la Lazio in alto fa molto piacere, sperando che poi in futuro si possa ritornare ai fasti anche di quando io ero un po' più giovincello, insomma. Beh, sicuramente questo ce l'auguriamo, no? Rilacciandomi all'inizio del tuo discorso, siamo fortunatamente partiti in controtendenza con la stagione, dove purtroppo i risultati non hanno premiato l'impegno profuso sul campo. Quest'anno abbiamo fatto percorso netto, 7 vittorie in 7 partite, con un recupero che faremo poco prima di Natale. E devo dirti che il gruppo è molto valido, formato da gente tutta giovane, Andre 21, molto affiatati, anche umanamente molto valido, devo dire. Un gruppo molto coeso, mi auguro che ci possa dare delle soddisfazioni che meritiamo. Questo è di questo inizio stagione, tra virgolette. Giacomo. E tra l'altro, per tornare poi al discorso di lunedì, come ha detto Simone Santi, presidente, queste collaborazioni non sono una necessità, sono una cosa comunque buona che fa sicuramente bene al basket romano e laziale in generale, come ha ricordato lui. Anche l'Under 19 comunque sta andando bene. Sì, l'Under 19 gioca al setto di Corbello, ci sta dando anche parecchie soddisfazioni, quindi insomma, anzi vogliamo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che ci ascoltano in questo momento. E noi chiaramente ci associamo ai saluti di tutti questi giovanotti che vanno in campo con le canottiere bianco-celesti con l'aquila sul petto, insomma è sempre un'emozione, caro Giacomo, quando si portano quei colori. Certo, assolutamente, ma l'obiettivo è poi quello di
Ma infatti, guarda, noi proprio facciamo tanti tanti complimenti a tutti voi, a tutto lo staff, per come la Lazio Basket sta veramente inanellando una serie di successi che vanno al di là proprio del semplice risultato sportivo. Quindi, e noi siamo felici ed orgogliosi che questa disciplina faccia parte della nostra ultrasecolare polisportiva, caro Giacomo. Beh, non penso che la Lazio comunque, parlo della gestione ovviamente dal 2007 ad adesso, non penso che abbia comunque ottenuto poche soddisfazioni a livello anche sportivo. Ci sono state delle promozioni, quindi mi sembra due promozioni, giusto? Tre promozioni. Quindi sicuramente promozioni, quindi soddisfazioni a livello sportivo ce ne sono state. Legate anche al discorso sociale che è sicuramente il fiore all'occhiello di questa società. Non era presente lunedì, però penso sia veramente un altro fiore all'occhiello dei santi. Esatto. Perfetto. Bene, Giacomo, noi nel ringraziarti della tua partecipazione ti salutiamo, ti auguriamo come sempre un buon lavoro e in bocca all'aquila per tanti tanti successi ancora. Chiaramente, tanto noi saremo sempre in contatto e avremo sempre un grandissimo piacere ad avervi nella nostra trasmissione. E se magari quella volta ci vorrai venire a trovare qui in studio, ci farà ancora più piacere averti con noi, magari per tutta una puntata. Sicuramente non mancheremo e con questo ti auguro una buona giornata e ti ringrazio. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo, ciao. Ciao, ciao. Bene, è stata insomma una. Ci siamo dilungati un pochettino, ma quando si parla di cose di Lazio, come fai? Poi è la festa del basket, il progetto Colors che va avanti, i successi, la Serie D. Ci sono tante cose che uno non può non fa finta di nulla, insomma. Quindi,
Però noi ricordiamo gli SMS per chi volesse mandarli al 342 10 47 425, ripeto 342 10 47 425. Casomai Valerio lo possiamo inserire anche, magari lo possiamo mettere nel nostro gruppo e tra i commenti ripetiamo il numero se l'hai già, non so se l'hai già fatto, perché Sicuramente. tu sei il tecnico di queste cose. Noi così facciamo una brevissima pausa, prepariamo il secondo collegamento che avevamo in programma qualche minuto fa, ma comunque con molto piacere ci siamo dilungati con Giacomo Esposito della Lazio Basket, e ora avremo quest'altro personaggio, però legato questa volta al calcio a 5 femminile, che nel prossimo turno, proprio domenica se non erro, vedrà il derby, che poi è un derby un po' così, perché comunque la AS Roma non ha nella propria polisportiva il Sì, calcio a no, 5 poi femminile. ovviamente parlando anche di quello che succederà la prossima fine settimana, Sì, poi lo tanto ripeteremo anche quello. perché dobbiamo anche annunciare altri eventi Sì, poi dobbiamo che dare anche gli altri avremo dopo. risultati, quindi insomma ce n'è di carne al fuoco, quindi non ci lasciate, a brevissimo torniamo con voi con Pianeta Lazio 1900. Sempre la più bella, ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo. Più in alto sempre volerà. Insieme a te Aquilotto noi voliamo via, la domenica sempre ci fai compagnia, con le bandiere al vento e un tuffo in fondo al cuore, sono brividi forti e voglia di gridare, perché il coro che famo tutti quanti insieme dice Lazio sei grande, te volemo. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo. Bene, eccoci tornati subito con voi dagli studi dei vecchi spalti, radiosodalizio.it. Mi stavo un po' tra vecchio e vecchi, mi ero un attimino un po' impicciato, come si dice qui a Roma. Quindi, da vecchi spalti, Pianeta Lazio 1900 Nair, Massimiliano Marsili Valerio La Torre. con voi a parlare della Lazio, della polisportiva, di tutte le discipline. Abbiamo parlato del basket, ricordiamo per gli SMS al 342 10 47 425, ma ora abbiamo il secondo collegamento della giornata, non meno importante del primo. Parliamo adesso del calcio a 5 femminile, dove comunque la Lazio si sta ben comportando, nonostante il passo falso di Ceprano, e dopo Che la però ha vittoria. battuto anche Montesilvano, quindi Sì, i però per come è passi andata la partita di sì, no, Ceprano, sicuramente. comunque insomma il Montesilvano ha perso proprio come dicevi tu, con il Ceprano, la Lazio fa il suo con Città di Pescara, vola al secondo posto, e a raccontarcelo abbiamo con noi la nostra calciatrice biancocelestre Cristiana Di Giacomo. Buon pomeriggio, Cristiana. Ma buon pomeriggio anche a voi. Eccomi qua.
Bene, sappiamo che c'hai i minuti contati perché hai diciamo, i doveri di mamma che ti che incombono, quindi qui... Va, ti ringraziamo. Senti, tra l'altro iniziamo subito così tanto per scaldarci. Tu sei un ex Roma. Io sono un ex Roma, infatti per me domenica è dura, perché comunque dall'altra parte un pezzo di cuore lo lasciamo, insomma, però adesso ho la maglietta bianca azzurra e devo giocare, non stare per loro, insomma. Tra l'altro eri in campo anche nel derby dello scorso anno, no? quello ribaltato, se non mi sbaglio. Esattamente, titolare ero in campo e me lo ricordo benissimo, che abbiamo perso 2-1. Guarda, comunque noi l'anno scorso abbiamo tifato anche per te, quindi non ti preoccupare. Vabbè. Comunque, vabbè, quello ci sta, fa parte del bello della stracittadina, quindi anzi il fatto che tu dalla Roma sei passata alla Lazio, insomma, ti fa onore, perché comunque sia significa che sei una persona stimata e apprezzata, quindi noi siamo contenti di averti con noi. E quest'anno un altro campionato, cara Cristiana, un campionato che insomma promette comunque bene, anche se a Ceprano è successo un po' quello che non ci aspettava nessuno. Tra l'altro Francesca Manavola, che noi abbiamo rivisto molto, cioè mi ha fatto molto piacere rivederla nella partita che avete giocato domenica, dove io ero presente, dopo, diciamo, dopo lo scontro che aveva avuto a Ceprano, mi ha fatto molto piacere rivederla in campo, e proprio la Manavola ha detto che da quella partita, diciamo quella col Città di Pescara, vi aspettavano 4 finali per conquistare saldamente il secondo posto e accedere alla Coppa Italia. La prima finale è andata un bel 9-3 sul Città di Pescara, adesso c'è domenica prossima il derby e poi altre 2 partite, quindi la prima finale è andata, per le altre tre anche perché l'abbiamo visto pure col Ceprano, che insomma la partita nettamente alla vostra portata, siete riusciti un po' a complicarvela. Cristiana, buon pomeriggio, Valerio. Sì, ciao. Senti, ti volevo fare una domanda su un'altra tua compagna di squadra, diciamo, Patrizia Sanchez, che da quando è arrivata sta veramente facendo molto bene e realizza gol a grappoli. Sicuramente. E poi quindi ricordiamo appunto anche l'appuntamento di domenica a questo punto. L'appuntamento di domenica sì, è molto importante, giocheremo al Palladium Live, che è il campo della Virtus Roma, dove io l'anno scorso ho giocato per un anno, ed è importante perché dobbiamo vincere, a prescindere
Esatto. Sicuramente. Al di là della stracittadina serve solo vincere e mantenere quel secondo posto importantissimo per la qualificazione in Coppa Italia, insomma. Sì, quindi, sicuramente. Quindi, insomma, poi tra l'altro anche l'allenatore, no? È un ex Roma, sì, giusto? Massimiliano Zeri, che l'anno scorso era nella Virtus, quindi è un ex anche lui. Certo, ci teniamo tutti a vincere questa partita, la ex, però ecco, l'importante è che comunque portiamo a casa i tre punti. Poi saremo doppiamente contenti perché è un derby. Sì, sì, e anche e noi con voi, insomma, quindi lo sai che poi ovvio che se vi qualificate questa volta però pretendiamo un cammino un po' più lungo in Coppa Italia, eh? Io spero di vincere la Coppa Italia. Ecco, ma noi guarda, almeno lei non c'era, diciamo, lo scorso anno, quindi... È uguale, ormai è entrata, fa parte della squadra, è come se ci fosse stata l'anno scorso, quindi è uguale. Quindi mi raccomando, insomma, ecco, noi siamo con voi e poi tanto ogni volta, tanto poi ci aggiorneremo sulle varie novità, insomma. C'era un'altra domanda, vuoi fare? Vai tranquillo. Vai. Ah no, ma hai fatto quella faccetta che mi sembrava che volevi... Bene, e guarda, allora, cara Cristiana, noi non ti vogliamo rubare altro tempo perché, insomma, se devi andare a prendere i pargoli non bisogna farli aspettare e quindi ti vogliamo lasciare il tuo tempo, insomma. Grazie a voi innanzitutto e speriamo di vincere domenica. Senz'altro, un grande forza Lazio, a maggior ragione perché c'è il derby. Noi poi ricorderemo questo appuntamento e magari speriamo di risentirci la settimana prossima a commentare un successo e poi comunque per informarci di tutti gli altri eventi in casa Lazio nel calcetto femminile. Va benissimo, grazie mille e buona serata. Bene, becca all'Aquila per domenica e buona giornata anche a te, grazie, a risentirci, a prestissimo, ciao. Ciao, grazie, ciao. Bene, oggi un altro intervento molto molto piacevole, io ho avuto il piacere di, ho detto due volte comunque, insomma, e di assistere proprio alla partita del calcio a 5 femminile domenica scorsa, dove ovviamente volevo vedere un po', far vedere Francesca Manavola all'opera dopo il brutto infortunio di Ceprano, dove lì si è temuto anche il peggio per qualche istante, è stata portata via in ospedale. Tra l'altro, ti ricordi, ci abbiamo parlato di quella infatti quello che dicevo prima era proprio riferito a questo, insomma. La partita è stata una partita persa, ma parliamo comunque di una squadra che domenica scorsa ha battuto Montesilvano, quindi una squadra sprovveduta sicuramente non è, lasciando perdere come è andata la partita. No, ma io mi sono soffermato, se ti ricordi, anche nel collegamento telefonico della scorsa puntata, mi soffermai molto su quello che non mi era piaciuto, e diciamo il momento, no? Cioè, insomma, è stato un comportamento sicuramente antisportivo. Sì, no, poi sicuramente la partita ha avuto qualche momento così, diciamo. E comunque domenica prossima, poi lo ricorderemo successivamente, domenica prossima Virtus Roma, SS Lazio, calcio a 5 femminile, ricordiamoci Pala to Live, ore 16. Ricordiamo sempre che però è un derby, ma perché è un'altra società di Roma, non è, no, perché no, molti per confondono. Quanto riguarda il calcio a 5 femminile, neanche abbiamo un'altra Roma a questi livelli, quindi sicuramente è l'unico derby al momento. No, nel senso che forse è un po' più derby degli altri, perché comunque parliamo di una squadra, parliamo solo di una squadra di, cioè, perché è di Roma, sì, perché sì, no, però perché molti parlano di una squadra che ha preso tutto della Roma, cioè colori e temi, quindi quello sì. Però sicuramente quello che dici te, ma lo ripetiamo da tanto tempo, la Roma calcio, no, nel senso, ecco, la S Roma non ha il calcio a 5 tra le sue discipline, no, quindi femminile, quindi non ha niente la S Roma, non c'era, ma non essere sempre così a infierire, non va c'era. Bene, vai, ecco, bene, mi piace quando mi dà ragione, insomma. Poi visto, ti ha pure salutato Cristiana. Basta comunque questa. No, adesso avanti. Era solo una battuta sul fatto che stavano parlando tutti a te. Ti ricordi che a me mi hai preso quando io feci quell'errore all'inizio, la prima puntata, la SS Lazio Calcio Motociclismo. Lazio Calcio Motociclismo. E che non me lo ricordo. E che non me lo dimentico io, che tu l'hai sottolineato. E adesso io tutte le cose te le sottolineo. Va bene? È il momento di fare una piccola pausa e poi dopo sprint finale parliamo dei risultati, diamo un'occhiata un po' a tutta quanta la panoramica della polisportiva.
Rimanete con noi. A tra pochissimo. Va benissimo. Pochissimissimo. Sempre la più bella, ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo. Più in alto sempre volerà. Insieme a te Aquilotto noi voliamo via. La domenica sempre ci fai compagnia. Con le bandiere al vento e un tuffo in fondo al cuore. Sono brividi forti e voglia di gridare. Perché il coro che famo tutti quanti insieme dice: Lazio sei grande, te volemo. Lazio, sul prato verde vola. Lazio, tu non sarai mai sola. Vola, un'aquila nel cielo. Bene, 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 come dico sempre quando rientriamo, e quindi rientriamo negli studi di radiosodalizio.it. Questo è Pianeta Lazio 1900 Nere. Massimiliano Marsili, Valerio La Torre, con voi per lo sprint finale, la finestra che apriamo sulla polisportiva. Ricordiamo sempre gli sms al 342 1047 425, oppure il gruppo Facebook Pianeta Lazio 1900 per interagire con noi. Bene, detto questo, diamo subito una nota dolente. Sì, in questo istante si sta svolgendo l'incontro di Coppa Italia del calcio primavera, quindi parliamo delle formazioni ovviamente di mister Bollini. La Lazio sta affrontando in trasferta ad Aversa il Napoli nell'andata degli ottavi di finale della Coppa Italia. Al momento la Lazio sta perdendo per 2-0 purtroppo, quindi sicuramente si mette male. Speriamo insomma che sia nel proseguo dell'incontro sia a questo punto nel ritorno
si possa capovolgere il risultato. Ma senti un attimo, io te volevo chiedere proprio in merito alla primavera. Sì. Ma io vedo, so che ci sono almeno 3-4 giocatori che la Lazio ha preso, ha comprato, adesso non so, ha tesserato, ma, diciamo, ecco, no, che non li può tesserare. Sì, ha incluso nella sua rosa Keita, Keita, ce ne sono altri due o tre che io non sono proprio dentro, ecco, ah, quello, magari situazione, sapevo che... magari sarebbe, poi sarebbe interessante riuscire a capire che, qual è il problema di questi tesseramenti, le federazioni di origine. Io penso che il problema sia proprio, a parte il discorso Lazio, sia proprio di come viene gestito il calcio giovanile in Italia, che è veramente, ecco, ogni volta che abbiamo qualche collegamento, no, basket, calcio a 5 femminile, pallanuoto, ogni volta abbiamo qualche collegamento si parla soprattutto del settore giovanile, di quanto è sviluppato, di quello che si sta facendo, eccetera eccetera. Per quanto riguarda purtroppo il calcio, c'è sempre questo problema. Ripeto, non è un discorso riguardante semplicemente la Lazio, ma del calcio in generale. Anche ai tempi di Gragnotti, insomma, la primavera non era proprio molto sviluppata. Anche se qualche campione è sicuramente uscito. Ricordiamo soprattutto la generazione, quella di Nesta, Grandoni, Di Vaio, che hanno vinto anche i titoli, insomma. E lo scorso anno la primavera è arrivata in finale, quindi comunque sono buone squadre. Però per quanto riguarda alcune situazioni, sì, c'è qualche situazione un po' misteriosa, senza entrare dentro troppo. No, no, ma noi non è che volevamo fare polemica. Comunque. Va bene, questo a questa cosa non hai saputo rispondere, quindi andiamo avanti, vediamo di parlare di cose che so rispondere, anche perché le leggo con i miei occhi, quindi sicuramente le faccio io, capito? Entriamo in una nella panoramica, allora, più bella che c'è. Aspetta, vediamo, intanto tu fai un preambolo, voglio vedere se riesco a trovare una cosa per introdurci vediamo un attimino. Allora, lo scorso, o meglio dire, più che questo fine settimana, gli scorsi giorni, praticamente gli scorsi 5 giorni, si sono svolti vari eventi riguardanti le sezioni della SS Lazio 1900. Si è giocato, come al solito, dal venerdì, scusate, fino addirittura a ieri, perché comunque oltre alla... Allora, sei pronto per parlarci proprio dei risultati? Esatto. Allora, vediamo un attimino, vediamo se riesco a farti entrare con giusto, come dire, aplomb a questa attendo rubrica, con ansia. Vediamo un attimino, attendo con ansia. Che ne dici? Beh, allora, intanto è emozionante. Certo, questo... Seconda cosa, è molto molto bello e simpatica come cosa. E diciamo che la sigla ovviamente è di una trasmissione chiamata 90esimo minuto. Qui parliamo di sport che non tutti, anzi quasi nessuno vince al 90esimo minuto. Però per quello che ha rappresentato nella storia della televisione italiana, penso sia una delle sigle più emozionanti per i calciofili e per gli sportivi in generale. Quindi a questo punto entriamo e facciamo una carrellata a questo punto di quello che è successo. Sì, facciamo dal 23 al 27. E non parliamo del calcio, il calcio ha vinto 3-0, sì, l'abbiamo detto, e sconfitta in casa per la Lazio del calcio femminile ancora una volta, sconfitta contro Riviera di Romagna. Parliamo anche qui comunque di una squadra che sta ai primi posti della classifica. Purtroppo la Lazio dall'inizio dell'anno ha incontrato praticamente tutte le più forti, ha incontrato Tavagnac, ha incontrato la Torres e ha incontrato Riviera di Romagna, quindi purtroppo continua a incontrare squadre sicuramente più forti di lei, e come abbiamo parlato l'altra volta con Elisabetta Coltani, che comunque presidente della Lazio femminile, sicuramente che la Lazio è una squadra giovane che deve puntare alla salvezza. Al momento la Lazio è quart'ultima in classifica con 5 punti, ha insieme la Fiamma Monza e da sotto di lei Torino e Grifo Perugia a 3-2 punti. E speriamo insomma che nelle prossime partite si possa subito riprendere la marcia, e quindi accendiamo i marcatori, Pezzotti e Berarducci per la Lazio. Quindi comunque una Sara Berarducci che continua a tenere alto il nome della Lazio, che continua ad essere, è una delle bandiere, insomma una delle poche bandiere a questo punto che è rimasta nella squadra,
E Caccia 5, la Lazio finalmente è tornato il campionato di Caccia 5 dopo l'interruzione bellissima per i mondiali, che ha visto l'Italia veramente protagonista. E Lazio che ha battuto nel derby regionale Real Rieti per 2-1. Marcatori Adriano Foglia e Salas, solo ovviamente omonimo di Marcello, il matatore che giocava con la Lazio. Sesta giornata di Serie A, Lazio che torna alla vittoria dopo la sosta, e che speriamo, ecco qui, possa riprendere la testa, le prime della classifica. Diciamo che al momento è l'Asti sorprendente al primo posto, che ha davanti un altro sorprendente, comunque Montesilvano, che lo scorso anno non aveva sicuramente giocato al meglio, e ancora più sorprendenti a questo punto Marca e Luperense, anche se con una partita in meno. Quindi sicuramente Lazio anche perché lì, comunque vabbè, Marca e Luperense comunque stanno sempre lì, quindi sì, sicuramente a questa pone poi a 11 punti, Lazio a 10 punti insieme a Pescara, a Napoli, e ricordiamo, no, lo ricordiamo sempre dopo, è meglio dopo. E fai tutto sì, cosa, come vuoi tu, guarda, no, non ti preoccupare. Leggendo ovviamente Napoli mi è venuto in mente venerdì, però ne parleremo dopo. Caccia 5 femminili, l'abbiamo parlato prima, la vittoria della Lazio sul Pescara per 9-3, Lazio seconda in classifica dopo Gold Women, che stanno veramente andando, sì, stanno alla andando grande proprio. Chiedi, di Chieti, e sopra Virtus Roma a 15 punti, che ha perso Gold Women neanche di tanto, quindi questo dimostra appunto la grandezza della squadra prima in classifica, e Montesilvano che ha perso in casa contro Ceprano 4-5. E poi tra l'altro è un po' un risultato, ma a parte incredibile, è un po' anomalo, perché comunque Montesilvano perde in casa segnando comunque 4 gol e prendendone 5. Sì, sì, ma sicuramente è stata una, appunto, come dicevo prima, Ceprano in queste due partite ha autorizzato 6 punti, quindi sicuramente merito anche a loro. Calcio 8, la Lazio ha vinto 2-0 con l'Eurobet, tra i marcatori Striani e Sanetti, sempre comunque presenti tra le marcature biancazzurre. Lazio a 11 punti, primo campionato di Serie A dopo la promozione dello scorso anno, e quindi comunque anche qui la Lazio sta andando molto bene, e questo sport, che come diciamo sempre è uno sport che si sta evolvendo, al momento è solo dovranno evolversi pure i nomi delle squadre, però sicuramente i nomi delle squadre questo proprio perché anche il calcio a 5 era così, quindi complimenti ancora alla Danza Sportiva, che regala sempre ottime soddisfazioni a questa società e a tutta la Lazio, e queste bambine. Roberto Amidani, che era il vicepresidente, che è intervenuto da noi un paio di puntate fa, infatti ci ha parlato delle aspettative per la Coppa Lazio, e nella prima gara vedo che siano andati molto molto bene quelli della sicuramente della Danza Sportiva, sì, cioè, tutte le varie categorie, latini, standard, combinata, ovviamente non entriamo troppo nel merito perché sono cose perché tu conoscevi perfettamente, appunto, la differenza, che io non conosco, anzi, posso sapere. Beh, la tralasciamo, penso, tra danza latina, quindi sudamericana, ecco. Olè. Pallacanestro, abbiamo avuto prima Giacomo Esposito in diretta, ancora una volta vincitrice 75-64 sugli scudi Lombardi, 21 punti, 17 punti per Ferrarese, quindi veramente ancora una Lazio vincente e che deve recuperare, ricordiamo, la partita sempre con Pegaso Roma, e quindi secondo posto, ma un secondo posto e poi comunque, come dicevamo, l'8 dicembre poi il big match con Cassino. Sì, big match con Cassino, quindi sicuramente molto importante. Pallamano sconfitta in casa 22-33. Parliamo comunque degli Union Fasano, che sta dominando il campionato, e quindi D'Angelo ancora una volta mattatore dell'incontro per quanto riguarda la Lazio, autore di 7 reti, quindi Lazio 6 punti in classifica insieme a Cussarieti, sopra il Palermo a 3 e Putignano a 0. La Lazio deve guardare ovviamente quelle che stanno lì e sotto di lei, e salvarsi anche per quanto riguarda la palla a mano. Sconfitta della Pallavolo 3-1 contro la Fenice in trasferta. La Lazio che aveva avuto 2-3 partite in cui stava andando molto bene, poi c'è stato un calo nelle ultime giornate, speriamo insomma che si possa riprendere. E poi arriviamo anche a un'altra partita, che è quella del rugby, anche qui sconfitta, però parliamo di Prato, sconfitta per 20-16, quindi 4 punti di distanza e bonus per la Lazio conquistato, quindi un punticino
per averlo conquistato. Ancora una volta Gerber e Rubini che con i loro calci viziati si confermano cecchini, insomma, per questa specialità del rugby. La Lazio è a 12 punti in classifica, ha sotto di sé Fiamme Oro Roma, Reggio, L'Aquila e Crociati di Parma, ha solo di lei Rovigo, Sandonà, Mogliano, Calvisano e ripeto anche i Cavalieri Prato che sono a 29 punti in classifica. Sicuramente una partita proibitiva per la Lazio, e così è stato, ma ripeto, 20-16 è stato un signor risultato, ragazzi, perché voi dovete bisogna capire, insomma, che nel rugby ci sono 5 punti per la vittoria con bonus, 4 per la vittoria, 1 punto per il bonus per chi perde, 0 per chi non ottiene bonus. Quindi ripeto, 20-16 è stato un grandissimo risultato. Giovanili, guarda, per quanto riguarda il giovanile, siccome stiamo volevo accennare soltanto a una, che è il football americano, che ha affrontato l'ultima gara del regular season, come viene chiamata, sia per quanto riguarda l'under 21 sia per quanto riguarda l'under 18. Vittoria contro i Barbari Roma Nord in casa della squadra, appunto, di Roma Nord, per 22-21. Per sconfitta, prima sconfitta per quanto riguarda l'under 18 a Imola, tra l'altro una squadra che comunque era nelle bassi fondi della classifica, per 26-24, ma entrambe le squadre, come era già da 2-3 partite, ampiamente qualificate per i playoff, che poi andremo poi a pubblicizzare. Anche perché con Marco Fiordelice ne avevamo parlato. Sì, ma la Lazio che sta andando veramente alla grande, playoff che, come lui aveva ricordato, inizieranno il prossimo fine settimana. E quindi poi il prossimo ancora. Questo, ci saranno dei recuperi, insomma, delle squadre, delle partite che non si erano svolte. Quindi Lazio che affronterà il turno di playoff, andremo poi a pubblicizzarlo, che sarà molto importante, e anche seguire questi ragazzi che stanno veramente andando alla grande. E vogliamo quindi ricordare un attimino quali sono gli eventi più importanti. A questo punto ricordiamo quello che ci sarà la prossima fine settimana, ricordiamo degli eventi su tutti, quantomeno quegli eventi che, insomma, in casa, e quindi che sono molto più accessibili. Venerdì 30 novembre, la sera, anticipo serale del calcio a 5, ci sarà un incontro molto importante, Lazio-Napoli, quindi, appunto, come dicevo prima, Lazio e Napoli che sono al momento a pari punti in classifica, al Futsal Arena, via del Baiardo 25, quindi zona Tor di Quinto. Lazio-Napoli 20:30, sarà anticipo, quindi per chi non può andare là, penso sarà anche in diretta di Rai Sport, ancora non c'è la comunicazione, ma penso sarà comunque in diretta su Rai Sport, quindi per chi non potrà andare. Poi tanto poi aggiorneremo sia la nostra fanpage che il gruppo sicuramente, Dunes, quindi invitiamo i laziali, chi può, ad andare al Futsal Arena, in questo impianto bellissimo e per questo sport molto bello. E ricordiamo a questo punto Virtus Roma SS Lazio di calcio a 5 femminile al Pala to Live, e quindi in casa della Virtus, ore 16 di domenica 2 dicembre, questo incontro molto importante, Lazio 16 punti, Virtus 15, e quindi, come ha detto Di Giacomo, la ragazza che è intervenuta prima, la calciatrice che è intervenuta prima, Cristiana Di Giacomo, chi può andasse al Pala to Live in via Aristide Leonori, in una traversa della Cristoforo Colombo, zona del Palaeul, insomma zona Eul, vicino al Palaeul, partita molto importante. E poi ci giocava la Lazio, se mi sbaglio, due stagioni fa giocava la Lazio insieme al calcio a 5, poi il calcio a 5 si è sposato insieme anche al calcio a 5 femminile. E c'è anche l'incontro del rugby in casa contro Padova, anche qui un incontro pressoché proibitivo, ma come ha dimostrato quest'anno Lazio, soprattutto in casa sta ottenendo grandissime prestazioni. Poi contro Padova è sempre andata bene, anche lo scorso anno, comunque due pareggi, sia quello in casa che soprattutto quello in Veneto, quindi veramente importante anche questo incontro. Sarà di sabato, quindi alle ore 15 al Giulio Onesti. Quindi un altro weekend pieno di incontri, di appuntamenti importanti, su tutti il derby di calcio a 5 femminile e poi comunque tutte le altre, calcio a 5 maschile, rugby, e comunque noi poi tanto questo è il programma, come al solito lo metteremo sia sul gruppo Polisportiva Lazio
su Lazio Family, sulla fanpage Pianeta Lazio 1900 IT, sul gruppo Pianeta Lazio 1900, e quindi poi sarà possibile seguire tutte le avvicendamenti. Vediamo un aggiornamento da Napoli per la primavera, e sempre 2-0, quindi siamo sempre a che siamo minuto siamo? Al undicesimo del... diciamo che siamo al ventesimo, ecco, del secondo al ventesimo tempo, secondo tempo e... purtroppo siamo ancora 2-0 e non ci sono segni, non ci sono novità per questo, esatto, per non ci sono segni incoraggianti, manca, insomma, comunque 20, mancano 25 minuti e... vogliamo ricordare la formazione Lazio al volo: Scarfagna, Pollace, Filippini, Serpieri, Vicaitis, Vicaitis, mamma mia, anche lingue, Falasca, Icari, Cataldi, Tira, Crecco e Rozzi in avanti. E ripeto, tipo la panchina, diciamo, anche la panchina starà coscia. Io lo sapevo che non volevi, no, che non volevo dirlo, più che altro perché è sbagliato, penso, come è scritto qui, non vabbè, vorrei dire comunque, niente, comunque qui non leggiamo qui, e quindi sta Osca, va bene, va bene. Marsei, Vidali, Andreoli, Silvani, Pace, Vivacqua, Luque, Lombardi, allenatore ovviamente mister Bollini. Comunque ancora coraggio, ragazzi, si può riprendere questa partita. Comunque circa al ventesimo ancora la Lazio sotto 2-0. Bene, noi abbiamo dato gli appuntamenti per questo fine settimana, e chiaramente non ci resta che, visto che tra l'altro dobbiamo lasciare lo spazio al nostro Antonio, e dobbiamo quindi, voglio ringraziare senz'altro Giacomo Esposito, team manager della SS Lazio Basket, per il suo intervento, come altrettanto salutiamo e ringraziamo ancora Cristiana Di Giacomo, giocatrice, calciatrice della SS Lazio Calcia 5 femminile, quindi tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutti quelli Diego, che ci hanno ascoltato, Diego, Francesco, Monica, Carmela, insomma tutti quanti gli amici del gruppo Pianeta Lazio 1900 su Facebook, Pianeta Lazio 1900 IT fanpage sempre di Facebook, Polisportiva SS Lazio 1900 sempre su Facebook, poi c'è il canale YouTube dove potrete comunque poi a breve riascoltare la replica della nostra puntata, anche quelle precedenti ovviamente, poi ci saranno le repliche anche su www.radiosodalizio.it. A noi non resta che darvi un nuovo diciamo, quindi un appuntamento, un ricordarvi un arrivederci a mercoledì prossimo per commentare un'altra settimana di SS Lazio, e quindi da Massimiliano Marsili e Valerio La Torre un carissimo saluto e sempre forza Lazio! Ciao! Valerio La Torre e Massimiliano Mazzini hanno presentato Pianeta Lazio 1900, viaggio tra la storia, le sezioni e la gente del mondo biancoceleste. Vieni giù, scendi sulla strada, testa alta comunque vada, ti regalo la gloria vera, una storia nuova, e comunque tu ti muova, la storia para. Vai sicuro, non puoi sbagliare, sei padrone della città.